Beatissime Pater, his peractis rebus, canum norbis et causantorum prescriptis, sancte matris ecclesiae nomine, una cum fratribus, cardinalibus et episcopus, i congregatis, sanctitate vestre supplico, ut in santorum catalogum proxime referre velit, beatos, Ioannem Baptistam Scalabrini, Scalabrini è un figlio della nostra terra, uno dei santi della nostra Chiesa. Quindi il nostro presbiterio si arricchisce di un nuovo comune intercessore. Abbiamo davanti a noi un sacerdote e un vescovo che diventa per noi un modello di vita, ma anche un nostro comune amico che chiede frequentazione. È un'amicizia spirituale la nostra, tanto necessaria, che conduce alla imitazione e alla condivisione. Imitazione delle sue virtù, pur in un contesto di vita così tanto differente dal nostro. Ma suscita in noi un nuovo ardore apostolico, la passione per il regno, la vicinanza ai poveri. Tutto questo ci deve accomunare e ci deve anche appassionare. Giovanni Battista Scalabrini nacque nel 1839 in provincia di Como, Italia. Fu ordinato sacerdote all'età di 23 anni. Come parroco maturò l'attenzione ai problemi sociali e si appassionò all'apostolato catechistico. A 36 anni venne eletto vescovo di Piacenza, dove rimase fino alla morte, avvenuta il 1 giugno 1905. Una grande sollecitudine verso il clero, un contatto diretto col popolo, la preoccupazione per l'insegnamento della dottrina cristiana e tanta carità verso i bisognosi caratterizzarono il suo trentennale servizio di vescovo nella diocesi al confine fra l'Emilia e la Lombardia. Seppe vedere la realtà di tanti emigrati da quelle terre per il Brasile, l'Argentina e gli Stati Uniti. Seppe vederla non solo come occasione di carità, ma come una vera sfida pastorale. Fondò quindi la Congregazione dei Missionari di San Carlo nel 1887 e nel 1895 quello delle Suore Missionarie, con il compito di assistere spiritualmente gli italiani emigrati. Prima di morire visitò personalmente la comunità dei religiosi negli Stati Uniti e in Sud America. La sua opera pastorale fu giudicata da molti profezia di una chiesa vicina alla gente e ai suoi problemi concreti. Fu beatificato da San Giovanni Paolo II a Roma il 9 novembre 1997. Il disinteresse dei vari governi nei confronti dell'agricoltura.
e l'Argentina. Tantissimi andarono in Brasile. Gli italiani che rimasero in Europa, invece, partirono alla volta della Francia, della Svizzera e della Germania. Un fenomeno così enorme non poteva rimanere indifferente ad un uomo così attento agli uomini, quale fu Giovanni Battista Scalabrini. Scalabrini comprese profondamente cosa stava accadendo e dedicò la vita intera alle difficili esistenze dei migranti nel mondo, sempre certo di poter contare sul formidabile aiuto della Divina Provvidenza. Il santo Giovanni Battista Scalabrini è stato un pastore molto inserito nelle vicende storiche del suo tempo. Ha avuto la capacità di condividere dal di dentro le sofferenze del suo popolo e ha intuito anche le reali necessità della sua gente. Ha saputo sostenere i migranti condividendo le loro fatiche e le loro sofferenze. Li ha accompagnati nelle terre dove essi si sono recati, aiutandoli a inserirsi nel loro nuovo ambiente di vita, perché non rinunciassero alla loro dignità personale e fossero però anche accolti come un dono dalla nuova società in cui essi si inserivano. Stare vicino ai migranti, condividere dal di dentro le fatiche e le asprezze della vita, aiutare le persone a rinnovarsi credendo nelle loro reali possibilità, anche in nuovi ambienti, senza rinunciare tuttavia alla gioia di essere cristiani e di sentirsi membri del popolo di Dio. Questo è lo stile del pastore che Don Scalabrini ha rivelato, tanto da diventare modello per altri sacerdoti e religiosi che si sono poi dedicati lungo la storia a questo specifico ministero della cura dei migranti. Ma tutti abbiamo ancora qualcosa da imparare dal Santo Vescovo Scalabrini. Siamo una diocesi fortunata e particolarmente benedetta dal Signore. Gli avvenimenti non sono il frutto di un semplice caso. Questa felice coincidenza, la santificazione di Scalabrini e quindi la beatificazione di Padre Ambrosoli, impegnano tutti noi, sacerdoti e laici, a tendere con tutte le forze nel nostro cammino di santificazione, a partire da dove siamo, dal compito che svolgiamo, dalle situazioni storiche nelle quali siamo inseriti, perché la santità è la vera meta della vita cristiana. Affidiamoci dunque allo Spirito Santo, perché noi diventiamo sempre più docili agli appelli della grazia, per vivere con amore e con rinnovato zelo ciò che oggi il Signore ci dona dentro l'ambiente di vita nel quale siamo chiamati a vivere.